carta d'identità dice che sono dei tecnici più giovani della Serie 1. Questa per te, nonostante tu abbia già alle spalle comunque un'esperienza di alto livello, è l'occasione della vita? Sì, è l'occasione della vita, non posso nascondermi assolutamente. Si lavora, almeno se si fa sport, si lavora per arrivare al più alto livello possibile. Penso che almeno per quanto riguarda allenare in Italia ci sono arrivato, quindi devo sfruttare questa occasione. Parte dunque da Modena, partiamo da quello che tu hai visto dall'esterno, cioè quanto lavoro c'è da fare per raggiungere quelli che sono gli obiettivi, cioè di arrivare al vertice di questa squadra. Beh, vedremo come sarà realmente composta la squadra dopo il mercato, però il lavoro da fare ce n'è sempre, nel senso, l'anno scorso la squadra secondo me fino a gennaio ha espresso veramente una pallavolo di altissimo livello, però qualche punto debole c'era e c'è da lavorare, perché la squadra è di talenti molto giovani che hanno bisogno di tanto lavoro e tanta costanza nel lavoro, trovare nuove soluzioni e una soluzione nuova a ogni difficoltà che gli si pone davanti. Non sei modenese, ma hai lavorato tanto con Giovanni Guidetti, vi siete confrontati su Modena città e piazza? Sì, su Modena città, adesso è tornato dalla Turchia, mi sta facendo conoscere qualcosa. Sulla piazza, vabbè, è cresciuto, è nato qua, mi ha consigliato di accettare senza neanche pensarci un attimo, sapendo che era l'occasione della vita e per questo sarà molto difficile. Qual è il tuo obiettivo dal punto di vista personale? Beh, per questa stagione che viene crescere ulteriormente, devo confrontarmi con un lavoro che mi richiederà obiettivi di più alto livello rispetto a quelli a cui sono stato abituato nelle ultime stagioni, e quindi devo rimettere tutto in discussione, dalla mia metodologia di lavoro a quello che andrò a fare durante le partite e le settimane di lavoro.